Allora voi capite che il periodo della dittatura del proletariato può essere un po' lungo, insomma, se l'obiettivo è questo della Repubblica Internazionale dei Soviet. È ovvio, come può una Repubblica dei Soviet in un mondo capitalistico sopravvivere? Siamo seri. Ora, e mi pare che due indicazioni vengano fuori con grande nettezza, tre indicazioni vengono fuori con grande nettezza, e io esprimo con tutta franchezza la mia convinzione che queste indicazioni sono di totale attualità, totale, e attualità nel senso proprio di compiti immediati, secondo me. Primo, il partito si costituisce per uno scopo, l'unificazione del proletariato, la trasformazione del proletariato in classe. Ora, se qualcuno, fate conto che noi volessimo costruire il partito in Turchia, venisse qualcuno a dirci, allora è meglio che i volantini li scrivete in turco, noi avremmo, credo, una reazione un po' nervosa, insomma, no, è ovvio, se lo vogliamo fare in Turchia, voglio dire, ma è evidente che se il proletariato in una situazione determinata è organizzato nel lavoro, nella produzione, in un modo o in un altro modo, è certo che questo ci interessa quando vogliamo costruire il partito. Ma perché lo vogliamo costruire? Per restare, come dire, appiattiti nella frantumazione del proletariato così come si dà in seguito al modo tecnico di organizzarsi della produzione capitalistica? No, il compito del partito è l'unificazione. Potrà essere un fatto di tattica che noi costruiamo, che ne so, le cellule in un modo o in un altro modo, data la situazione, così come faremmo il volantino in turco invece che in cinese, se stiamo in Turchia invece che in Cina, ma il nostro obiettivo è l'unificazione del proletariato. Quindi il nostro obiettivo, comunque, quando facciamo il volantino in turco, dobbiamo riuscire a portare progressivamente i lavoratori turchi a riconoscersi nell'internazionale proletaria, non restare fissi nella loro turchicità. Se ho di fronte un proletariato spezzettato, il mio problema sarà quello certamente di trovare i modi di entrare in contatto, ma per unificarlo. E quindi l'obiettivo del partito non è quello di plasmarsi sulla frantumazione, ma di partire dalla frantumazione per l'unificazione del proletariato, punto primo. Se non siamo socialdemocratici, se non scambiamo l'immediatezza materiale con l'obiettivo finale. Secondo, questi lottano per la dittatura del proletariato, cioè lottano per una forma nuova di Stato in cui il soggetto protagonista sia dato dai lavoratori. Il soggetto protagonista nella vita statale vuol dire in sostanza che noi dobbiamo essere in condizione, no, di organizzare la ricerca scientifica, di organizzare la produzione, di organizzare, che ne so, il cinema, il teatro. Cioè noi dobbiamo, in quanto partito, stimolare un processo di crescita del proletariato che lo metta progressivamente nel tempo, non dall'oggi al domani, evidente, ma che gli faccia capire che il suo compito è intervenire nella totalità del processo sociale. Allora capite che non è un'insistenza da professore di filosofia, ma la cultura è decisiva. Se siamo comunisti è decisiva. Dobbiamo arrivare a prendere il potere e poi lo dobbiamo esercitare. E badate che uno dei problemi decisivi, drammatici della Russia è che non aveva i quadri per farlo. Voi sapete, il primo piano quinquennale presenta questa mostruosità imposta dalla storia. Dovevano i compagni costruire l'industria e la gente capace di lavorarci, l'industria e i tecnici capaci di lavorarci, i tecnici ma anche le scuole che producessero i tecnici, e tutto nello stesso momento. Allora che siano successi alcuni squilibri e scompensi nella prima pianificazione non fa meraviglia,
Però probabilmente fa meraviglia se noi continuiamo a non capire l'importanza decisiva che l'azione dei comunisti sia non solo strettamente politica, ma che si estenda su tutto l'arco del terreno di intervento futuro, perché poi ci dobbiamo pure arrivare a San Benedetto dittatore del proletariato. E terzo, l'internazionalismo. Io credo che francamente sia ancora vero che nella coscienza dei compagni generalmente l'internazionalismo è scendere in piazza e fare manifestazione in sostegno dei palestinesi, no? Che ovviamente è un aspetto, ma l'internazionalismo è un'altra cosa, è la capacità di vedere la propria situazione nel contesto del mondo. Cioè capire che non esiste una propria situazione se non come articolazione del contesto mondiale. Per esempio, voi lo sapete che continuiamo noi stessi, fate conto, a occuparci dei processi degenerativi dell'Unione Sovietica, no? Quasi che l'Unione Sovietica vivesse per conto suo in un mondo, e non stava in un mondo molto più grande. E probabilmente noi non capiamo nulla di quello che è successo in Unione Sovietica se non capiamo la situazione internazionale. Per esempio, fate conto, che peso ha avuto la svolta sempre di più socialdemocratica dei paesi comunisti occidentali per la vicenda sovietica? Vogliamo. È comprensibile quello che accade in URSS senza certi rapporti di forza, certi movimenti economici, eccetera, eccetera. I compagni mi scuseranno, ma io sono convinto che, e poi la pianto, che ovviamente noi non possiamo inventarci di essere il Partito Comunista, ovviamente, però io ho l'impressione che noi, come dire, fin da subito dovremmo addestrarci a agire da comunisti, insomma, no? Anche se il partito ancora non c'è. E credo che questo elemento fondamentale dell'impegno a far salire il livello di coscienza delle masse, e questo sia veramente una cosa fondamentale. Ricordo quando è stato un anno fa, probabilmente all'Intifada, facemmo una riunione per l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, no? Con secondo me fu un'esperienza molto bella, perché in un ambiente chiarissimamente, fortemente popolare, beh, c'era un livello di attenzione, di partecipazione estremamente interessante, e per quanto mi riguarda, a me sembra che si possano dare tante prove del fatto che oggi esiste una richiesta molto diffusa anche da parte giovanile. Io continuo a dire che i giovani sono la parte peggiore della società contemporanea, ma mi pare che anche da parte giovanile ci sia una forte richiesta a riprendere a ragionare. Ecco, mi pare che l'ambiente comunista attuale questo ancora non l'ha capito. Molte volte hai l'impressione che il giovane migliore dal punto di vista delle possibilità di una scelta comunista sia quello che non ha rapporti con organizzazioni. E quello più lontano dall'ideologia diffusa nelle organizzazioni, che è questo decadente romanticismo da supermercato, insomma, no? Mi pare che, vabbè, mi paiono queste cose qua. Due domande. No, io volevo fare, in realtà avevo due domande rispetto a quanto servono a fare scelte. Parti a me. No, che allora questa storia dell'estremismo, che poi in parte era uno dei punti sul quale cosa che mi interessava molto era legare proprio la crescita, un